Tra favole e realtà nei luoghi ritrovati torna anche quest'anno la fortunata rassegna ai cantieri dell'immaginario dal 7 al 31 luglio, 24 eventi nel cuore del centro storico, a partire dalla suggestiva location dell'emiciclo appena restaurato, scelto dal nuovo direttore artistico dei cantieri in persona, Leonardo De Amicis. Spettacoli trasversali e per tutti i gusti, in cui si fonderanno immaginazione e realtà. Ci saranno anche spettacoli per i bambini, come il famoso Pinocchio. Il 7 luglio si parte con la buona novella di Fabrizio De André, che non ha bisogno di presentazioni, affidata a Simone Cristicchi, accompagnato dai solisti aquilani. Chiuderà l'ISA il 31 luglio con Red in Blue, le canzoni della nostra vita, direzione e arrangiamenti dell'aquilano Stefano Fonsi con Red Canzian. Anche Edoardo Bennato sarà della partita. Il direttore De Amicis gli ha chiesto di fare un po' di favole e lui proporrà uno spettacolo assolutamente unico, fatto apposta per l'Aquila con i solisti aquilani il 26 luglio. A coordinare tutte le associazioni che partecipano il TSA con Leonardo Bizzardi e Rita Centofanti. Il progetto triennale sarà questo, sarà quello, cerchiamo di riportare i significati, cioè di dare un titolo al festival e di rispettare tutti il titolo dato. È una cosa molto difficile da fare d'amblè, però ci proviamo. Interazione, sinergia col territorio, sinergia con le associazioni locali, questo l'avevo già detto alla perdonanza e lo sto applicando anche a Cantiere dell'Immaginario. Nonostante il taglio dei fondi Restart per la cultura del 20%, il cartellone è eccellente, ha detto il sindaco. Gli spettacoli saranno all'emiciclo, fuori e dentro all'auditorium del parco, a Palazzo Carli Porcinari, nel convento di San Giuliano, nel santuario della Madonna d'Appari alla Villa Comunale, con un workshop sul teatro invece dal 22 al 27 luglio a Palazzetto dei Nobili, a cura di Teatro Z. Le associazioni coinvolte, oltre al TSA, sono nati nelle note la Barattelli, Fantacadabra, Teatro Z, il Conservatorio, in scena, la Sinfonica Abruzzese, il gruppo Emotion, Spazio Rimediato, Teatro dei 99 e Anima Ammersa. Gli ingredienti ci sono tutti, la grande qualità dei FUS che parteciperanno a queste manifestazioni, i concerti, le esposizioni, le attività culturali, la bellezza dell'Aquila, la città che rinasce, i luoghi ritrovati. Ci saranno appunto dei posti appena inaugurati, in primis tra tutti l'emiciclo del Consiglio regionale, e vedrete che sarà veramente un'arena naturale dove poter passare e goderci le nostre bellissime serate d'estate.